Laurenti! Eccolo, di è. Che c'è una classifica fondamentale. C'è una classifica importantissima oggi, dobbiamo farla in maniera veloce, ha capito? Non vi faccio perdere tempo, ci abbiamo talmente tanti di quegli ospiti, talmente tante di quelle cose. Quali sono i 5 buoni motivi per sposarsi? Per sposarsi, per vivere il matrimonio, per sposarsi e andare all'altare. Al quinto posto tra i 5 buoni motivi per sposarsi. E voilà! Chi è? È una signora. È una signora, che cosa c'ha sulla capoccia? I bigodini. Perché c'ha i bigodini? Perché non c'ha manchi i capelli, infatti mi ho chiesto pure io. Perché ce l'hai in bigodini? Ah, non avendo i capelli attaccati i bigodini. Binocolo per marito. Ma no, perché si mettono i bigodini? Su, perché le signore mettono i bigodini? Perché per farsi la champagnat. La champagnat. L'ha messa in piega, l'ha messa in piega, cioè un modo di dire che... per mette in piega il capello. Esatto, quindi lo metti come? Come abbellimento. Quindi lo metti invece che... lo metti... certo, invece che a rastrello lo metti... diciamo, a rastrello, invece che... a profiterolo lo metti. Lo metti tutto... A cascata. Ma no, lo metti... A posto. A posto! Allora, dove stanno i capelli? A posto. No, dove stanno? No, qui non ci stanno. I capelli dove stanno? Di sopra, sulla calotta ci sono i capelli. Ho capito, invece di sulla calotta, dove ce l'abbiamo i capelli? Ma italiano, una volta dico una cosa in italiano mi dici no. Ho capito, ma la calotta, se... dove ci abbiamo i capelli? In testa. Cosa abbiamo detto? Come mette i capelli? Li mette a posto. Allora qual è per mettere la testa a posto? Sì! 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 bravo! Lo vede che piano piano, macinando puntate, lei mi diventa quasi umano. Al quarto posto tra i 5 buoni motivi per sposarsi. Oh, questa è classica. La pagella. La pagella. Non è la mia. Per perché forza. Sono tutti 10. Quindi che cos'è? Perché ci si sposa? Perché è un esame? No, perché ci si sposa? Beh, lei quando era piccola chi portava la pagella? Per far vedere la pagella a mamma? Non ci credo. Non si sposa per far vedere la pagella a mamma? Che pagella è quella? Questa è la pagella... Ma che pagella è? È religione, educazione civica. È una pagella, che pagella è? È la pagella delle elementari. Che pagella è? Allora, è una pagella elementari, no? Ma che pagella è? È una pagella bellissima. E allora che cosa si fa con una pagella bellissima quando la si porta a casa? Ci vai tutto fiero. Ma perché? Perché se no io... Ma perché? Io non tornavo a casa con la pagella mia. Posso immaginarlo. Quindi ci torni di corsa a casa. Esatto, ma perché ci torni di corsa con quella pagella lì? Perché sono tutti ottimi voti. E allora che cosa succede? Perché hai un buonissimo motivo. E perché? Perché chi è che è felice? Tutti quanti, la famiglia, i nonni, lui. Soprattutto? I professori. Ma soprattutto? Il madre e il padre. E allora qual è il quarto buon motivo per sposarsi? Perché la madre e il padre sono felici. Per? Per essere felici. Per una cosa dirà l'altra come le fa. Ti vogliamo fare felici? E allora qual è il quarto buon motivo per sposarsi? Andiamo tutti a scuola per prendere... Qual è il quarto buon motivo per sposarsi? Per essere promossi. Senti, mi ha detto un sacco di roba che poi... Ma non ha capito manco una. Un buon motivo per sposarmi, se ancora mi sposo e c'ho ancora la pagella, vuol dire che quanti anni sto rifacendo la stessa scuola senza poter uscire dalla scuola. Ma non è questo! Perché alla fine mia, io ho fatto 6 scuole in 5 anni. Non come ha fatto? Ho fatto 6 scuole in 5 anni, 6 volte 5 anni, 6 scuole in 5 anni. Ho cambiato 6 volte, ha capito? Come sto ridotto. Manco mi ricordo. Non ha ottenuto dei risultati pregevoli, nonostante l'impegno. No, dicevo, una pagella così portata a casa dal bravo bimbo, che cosa fa? Fa chi? Fa contenti chi? Fa contenti i genitori. E come si chiamano i genitori? Mario e Francesco. I genitori, in genere, come chiamansi? Come chiamansi? Ma come chiamansi? Come chiamansi? Come si chiamano i genitori, tendenzialmente? Ma più dei genitori che come... Come si chiamano? Quello femminile, come si chiama? Padre? Genitrice. La genitrice femmina. Cioè la... Ma io non lo so, ma che ma manco al policlinico mi fanno tutte queste lastre, quelle domande. La genitrice femmina, ma dire mamma, le è difficile. Ma l'ho detto prima, ma ne ha detto prima. Mamma, papà, mamma. Quindi, il quarto buon motivo per sposarsi? È per fare felice mamma e papà. Ah, pensavo che papà era morto. Esatto! Oh! Al terzo posto tra i 5 buoni motivi per sposarsi, È perché dopo... Roma,
non farà stupida. Cioè, per evitare di suicidarti, tu. Dammi una mano a fai e dire che sì. Prestami tutte le stelle, più brillarelle che c'hai. È un friccico di luna. Ad un carino. Fai esempi che quasi primavera. Mannali meglio grilli per la cri cri. Allora, qual è il terzo buon motivo per sposarsi? Per cantare. Qual è il terzo buon motivo per sposarsi? Romano fa la stupida. Cioè, non fa la stupida che ti sposi con un altro. Roma non fa la stupida. Sono cose che c'è da collegare. Dammi una mano. Dammi una mano a fargli di sì. E allora qual è il terzo buon motivo per sposarsi? Per farti dire di sì. Come si chiama quel sì? Amore, quel sì, com'è? Yes, yes, yes. Yes? Yes. Ma no, come si definisce sì, quel sì? Il sì è il... Ah, com'è quel sì? È definitivo. Quindi è il... È il participio... No. Il sì definitivo, il sì che vale tutti i sì. È eterno, è sì eterno. Il quindi è... E fa... Ma fa che? Fa... Fati. Fati. Di. Fati. Di. Fatidi. Fatidico. Qual è il terzo buon motivo per sposarsi? Per il sì fatidico. Per faridicarci, sì. No, per far sì di dir chi sì. Sai, fa sì è fatidico, per dire ma... il... Per dire. Di che stiamo a parlare? Per il fatidico sì. Sì! Per dire. Senta, io ho paura, sinceramente, di ragionare sul secondo e il primo buon motivo per sposarsi. Le dico, ora le fa vedere l'immagine. Lei mi dice se vuole fermarsi un attimo e riprendiamo dopo o se preferisce proseguire. Al secondo posto, tra i 5 buoni motivi per sposarsi. A tra poco. Al secondo posto, tra i 5 buoni motivi per sposarsi. Ma questo non è un buon motivo per sposarsi, perché di solito è quello che si fa sempre prima e poi dopo non si fa più, di solito. Quindi, appena uno si sposa smette. Così. No, poi dopo tanti anni poi si sa come vanno. Vabbè, ma adesso che stanno facendo? Si stanno a divertire, diciamo, no? Oh, chi sono? Il pollo e la gallina. La pollo. È atterrato sulla gallina, la pollo. Sì, no, la gallina è sotto e il pollo è di sopra. Almeno chiamasi pollo quello di sopra? Beh, tanto pollo poi non è, perché insomma... Semmai, quindi chi è quello di sopra? Se quella sotto è la gallina? Il gallino? Non ci credo. Ma veramente, mi viene voglia di picchiarla qua davanti a tutti. Ma io... E vederla sanguinare. Ma ho detto gallino? Ha detto gallino? Perché pollo non me l'hai dalla buona. Ma veramente sta prendendo per i fondelli tutti noi. Il maschio della gallina, ia. Ma quindi il pollo chi è? Scusa, Ma adesso lo escluda. Ma come escluda? È l'adolescente il pollo. Quando diventa maschio adulto, come si chiama? Il maschio della gallo cedrone. Gallo cedrone. Perché cedrone? Perché cioè, è che le beve la cedrata. Ma no, è il gallo. Oh! Vabbè, il gallo. Io non ci credo. No, un quarto d'ora su. Il maschio della gallina. Ma dice che mi mandi fuori strada. Ah, io la mando fuori strada. Allora, che stanno facendo? Dopo che l'hanno fatto, che succede? Se fanno le coccole, due righe, se scrivono... Sì, ma dopo che l'hanno fatto, che succede nella natura? Nella natura gli si procrea dentro l'uovo, no? Cioè, si fa con l'uovo? Si feconda l'uovo, ci si fa la cocca, la fritto... Cosa si fa con l'uovo?
Tantissime cose. La più famosa di tutte? Le uova alla camicia. Le uova alla camicia. La camicia, l'uovo alla camicia. L'uovo in camicia, l'uovo alla camicia e l'uovo che le maniche. Ok. Come si fa soprattutto con le uova? Con le uova, la frittata. Qual è il secondo buon motivo per sposarsi? Perché una frittata peggiore non la può fare. Ma no! Il secondo buon motivo per sposarsi è perché? Perché ormai è una frittata. Ma no, perché ormai? Perché ormai. Come si suole dire, ormai? Quindi? Beh, più di così non sa. Ah no, più di così, ormai come si dice in italiano? Beh, ci siamo divertiti. Tutte sì, perché le ho detto frittata? Come si dice in italiano? Perché ormai? Beh, la gallina è... No, la gallina! Sto a perdere la voce. Beh, ormai la frittata è fatta. Sì! Madonna, che faticata! Che fatica, terribile! Senta... Allora, visto che questo è stato un parto podalico, probabilmente quello che verrà adesso potrebbe essere, quindi la chiedo di salutarmi, di abbracciarmi e di ricordarmi, potrebbe essere la mia morte. Io lo so. Io adesso, quando verrà proiettata l'immagine che lei dovrà decrittare del primo buon motivo per sposarsi, io è probabile che nel lungo tragitto che ci porterà alla soluzione morirò. Ma per no. Cui io saluto tutti voi, vi ringrazio di questi anni che mi avete dato, ringrazio mia moglie che è qui presente, saluto i bambini, tutti quanti. Addio, probabilmente mi spegnerò questa notte. Perché al primo posto, tra i 5 buoni motivi per sposarsi... È per non prenderlo in... Non ne dubitavo che si sarebbe risolta così, la prima boccata che lei ha dato alla vicenda. Allora, innanzitutto portiamo, cosa vede? Innanzitutto noi ridiamo, ma portiamo rispetto comunque a una popolazione, questi sono riti, capito, indigeni, no? Aspetti, cosa ha detto? Un rito indigeno. E allora qual è il primo buon motivo per sposarsi? Cosa stanno facendo? Ma forse lo devono ancora fare. Non è che... Beh, diciamo che si sono messi in condizione di farlo, no? Stappia le misure, non so che... Perché... perché... Per vedere se dopo per le misure è terrificante. Allora, no, io perché consideri non i diversi elementi. Scena, ecco, c'è stata una scena che io non so, lui è piegato, ma è piegato perché non so se sta guardando qualcosa, magari l'amico che è venuto prima, che è deceduto, perché no? E quindi dice, ma sicuro che pure a me mi farò la stessa fine. No, non so perché mi manca un pezzo di foto. Quelli dietro che fanno? Si stanno preparando per una cosa che... Viste le premesse, sarà qualcosa di devastante. No, sarà qualcosa quindi non si può perdere nella memoria. Beh, un'esperienza così. Certo. Quindi è un'esperienza se non si può perdere nella memoria, indimenticabile. E allora qual è il primo buon motivo per sposarsi? Per fare cosa? Per fare cosa di indimenticabile? Per fare un rito indimenticabile. Un rito? Per fare cosa? Cos'è lì? Che stanno facendo lì? Che fanno lì? Ma te l'ho detto! Che fanno lì? Stanno per prendere una grossissima... No. E stanno per iniziare cosa? Stanno per iniziare una... 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 Una festa! A chi? A quello che sta... Ma no! Una festa, una... Quello davanti, che sta facendo? Allora... Dai, una... proviamo, su! Sì. Dai, allora. Lei sta davanti. No, sto cercando di capire che rito è, capito? Che... O tra poco lo sente. Allora... Non è un rito complicato! Ma perché dobbiamo andare nella pratica? No, è palese, no? Stanno per iniziare cosa? Una? Una pratica. Ma no, una pratica, una? È da protocollo. Aprire una pratica, no, una? 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 Ma, una? Come si chiamano? Il battesimo, il matrimonio, sono delle? Sono delle? Ma dov'è? Beh, allora... Sono delle? Sono delle... Che sono delle? Delle odissee, Delle odissee. Ci eravamo, lei ha detto rito, non è un rito. Il rito è pagano. Mentre una... Beh, una... La... Come si... Nuziale, cosa? Una... Quella nuziale è una...
Oh, santo cielo! No, qui, che io... fa il cerimoniere? Fa la cerimonia. Che cos'è il primo buon motivo per sposarsi? Una cerimonia. Prima... Una cerimonia? Una cerimonia a destra. A poi destra. Fai sempre... Ma no, una cerimonia che non si può dimenticare. No. Una cerimonia che non si può dimenticare. Una... Ah, ho capito. Oh. Una cerimonia indimenticabile. Oh. Oh.